Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. C'è Torino Parma, stanno 1-1, mancano 4 minuti più recupero, lo andiamo a vedere insieme, andiamo a commentare nel frattempo la partita. La cosa bella ragazzi è che è tornata la Serie A, ma che bello, che bello, che bello. Ragazzi, sono indeciso se fare il post partita di questa sera, se volete anche il post partita dell'altra gara che si gioca questa sera, quindi del recupero dell'ultima giornata giocata del nostro campionato, fatemelo sapere lasciando tantissimi mi piace qui sotto, bombardatemi di mi piace per il ritorno della nostra amata, fantastica, fantasmagorica, spaziale Serie A. Lasciate un commento qua sotto perché voglio sapere da voi, a parte un sacco di cose, perché poi ve lo dirò durante il video, c'è un sacco di spunti divertenti, un sacco di spunti carini e ne parliamo, ma volevo sapere soprattutto da voi, secondo voi, mi stavo a panicà, secondo voi il Parma ce la farà ad arrivare sesto e quindi in Europa? Sì? No? E perché? Fatelo sapere ovviamente con un commento qua sotto. Nel frattempo c'è un calcio del Cinema del Torino, quelli del Parma hanno azzoppato due giocatori del Torino, due, manco uno, due veramente. Vi stavo dicendo, torna la Serie A, la nuova Serie A, una Serie A con 5 cambi, mi sa che batte Rincon, una Serie A con 5 cambi, una Serie A dopo il Covid, una Serie A con prezzi inferiori, attenzione, palla dentro di Rincon, a spiovere, arriva Sepe, grande protagonista tra l'altro Sepe, una Serie A senza tifosi, una Serie A senza brusio, cioè col brusio della gente e senza l'amore, il calore del pubblico, arriva una Serie A che vede opporsi il Torino al Parma, un match certamente non di cartello per aprire il ritorno del nostro campionato, però un match comunque a mio modo di vedere molto molto interessante e carico di spunti di riflessione. Partiamo dal primo spunto di riflessione: il Torino veniva da 6 sconfitte consecutive, ne abbiamo parlato oggi in live dalle 18 alle 19 come tutti i giorni su Calcio Totale, sull'altra piattaforma, la piattaforma Viola, e abbiamo detto 6 sconfitte consecutive e 7 se si conta anche quella in Coppa Italia contro il Milan. Bene, Longo deve fare un miracolo dopo aver preso la squadra da Mazzarri. A voi Longo, vi piace? Perché a me personalmente, attenzione, madonna mia che culo, hanno spazzato il pallone, rimbalzato sulla bandiera del calcio d'angolo, è rimasto in gioco, cioè una cosa del genere veramente succede una volta ogni 50 partite. Stavo dicendo, sinceramente a me Longo non convince, non ho nulla contro Longo, se non erro nella massima categoria forse ha allenato il Frosinone, non ricordo, forse era in B invece il Frosinone, comunque non me lo ricordo aver preso in mano grandi progetti, averli portati a compimento, questo sinceramente non me lo ricordo proprio. Certo che Longo è un normalizzatore, anche di questo ne avevo parlato spesso, un semplice normalizzatore, un allenatore di quelli che arriva, ti prende i giocatori, li mette nel ruolo dove devono giocare e questi effettivamente in quei ruoli lì giocano, perché semplicemente sono i loro ruoli. Intanto hanno inquadrato Laina, mamma mia che capelli strani, e che volevo dire, li mette nei loro ruoli e quindi solitamente funzionano, tant'è che poi mi direte voi, magari siete d'accordo magari no, a me è sembrato che oggi il Torino non sia stato quello che avevamo lasciato, cioè non ho visto il Torino identico a come era rimasto indietro rispetto a prima di fermare il campionato. Vedevo un Torino in difficoltà, forse non era online comunque quello con i capelli strani, non lo so, l'ho visto rapidamente qualcosa all'occhio mentre parlavo. Vi stavo dicendo, un Torino che era in difficoltà a produrre gioco, un Torino che era in difficoltà a difendere, un Torino che era in difficoltà a chiudere, un Torino che era in difficoltà a fare i movimenti. Forse la pausa gli ha fatto veramente veramente bene, perché oggi la squadra granata invece, a differenza di quello che ci aspettavamo tutti, perché ci aspettavamo di vedere la solita solfa, penso anche i tifosi del Torino si aspettassero di vedere la solita solfa, è stato un Torino più concreto. 4-4-2 vi dicevo, davanti giocano Zazza e Belotti, tra l'altro ragazzi Zazza. Se parla di Zazza parte di qua, Zazza parte di là, Zazza deve trovare una posizione, Zazza un esubero che va piazzato, a me sembra che bene o male Zazza le sue partite le faccia. Poi magari non è il super titolare del Torino e su questo non ho alcun tipo di dubbio, non sarà mai il super titolare del Torino, però le partite Zazza le porta a compimento, 3 minuti di recupero, le partite Zazza bene o male le fa, i suoi gettoni li colleziona, quindi sinceramente, ma davvero deve partire Zazza, anche perché è stato pagato 13 milioni, in questo momento te ne daranno 7, 8, non è un giocatore di quelli che la butta dentro, quindi forse per il Torino sarebbe meglio coccolarselo, cercare di riportarlo in auge e poi nel caso venderlo. Che poi la formazione di Longo, è vero che era un 4-4-2 e Longo è un normalizzatore, però devo anche dire che qualche esperimentuccio l'ha fatto, perché Berenguer è assolutamente un esterno di centrocampo, ma chi ha il vizio di arrivare fino in fondo. Dall'altra parte c'era Edera, che comunque molto spesso l'abbiamo visto a ridosso dell'attacco, sia oggi ma in generale molto spesso negli anni, quando al Torino ha trovato spazio, anche quando è andato a fare qualche esperienza alla ricerca dello strabenedetto spazio che cercava, mi è sembrato che Edera sia riuscito
sempre a giocare, ad essere piazzato alle spalle degli attaccanti. Quindi è un giocatore prettamente offensivo. Quindi anche il modulo e il sistema di gioco di Longo, anche il modus operandi di Longo, attenzione, palla lunga, no, lunghissima. Il modus operandi di Longo mi è sembrato anche un pochino rischioso. Non semplicemente un normalizzatore, come ho detto poco fa, perché normalizzatore lo è, ma un normalizzatore che qualche rischio, sapendo del gioco, se lo prende. Passa in vantaggio il Torino, segna un Kulù, gliel'ha messo un Kulù, calcio d'angolo di Berenguer e gol di Kulù. Diciamo che Darmian, io non so, tifosi del Parma, voi che cosa ne pensate di Darmian? Io mi aspettavo molto di più, non che abbia fatto una stagione brutta, però sinceramente attenzione, qui rischiamo di fare il patatrac e poi si ricospazza. Non che abbia fatto una stagione brutta, assolutamente no, io alzo le mani, questo non mi sognerei mai di dirlo. Però devo dire anche, ragazzi, che il Parma, a mio modo di vedere, prendendo Darmian, pensavo avessi fatto il colpaccio della vita, pensavo avessi fatto il colpaccio dell'anno, invece altro che colpaccio dell'anno, mi è sembrato si sia stabilizzato sulla normalità Darmian. Io mi ricordo quando fece quel mondiale con l'Italia, l'europeo, il mondiale con l'Italia, e poi andò a giocare al Manchester, si parlava di un giocatore spaziale che lo volevano tutti, quando doveva tornare in Italia la Juventus, l'Inter, la Roma, il Napoli, alla fine è rimasto lo United finché non è imploso. Colpa di qualche infortunio, oggi vabbè, parlo, poi sono partito da un errorino, ma non è l'errorino che comunque si fa sovrastare da un Kulù che mi fa dire questo, è molto altro. Io pensavo che Darmian veramente a gennaio si trasferisse magari all'Inter, ad una squadra di alto livello. Attenzione, si gira Belotti, il pallone resta lì, no, ci arriva Sepe. Però vabbè, vi dicevo Gervinho, ragazzi, per quanto riguarda Gervinho, perché vi dicevo Gervinho? Perché trova il pareggio il Parma con Gervinho che fa la sua solita discesa fantastica sulla fascia, mette questo pallone al centro e la buca un Kulù, che a me sinceramente manco mi è piaciuto tanto un Kulù come ha giocato oggi. Ogni tanto spariva, vi dirò la verità, però la butta dentro. È finita, è finita anche con qualche secondo d'anticipo, vi dicevo la butta dentro, fa gol, però non è che mi abbia fatto impazzire. Concludiamo parlando del rigore. Rigore, ragazzi, Edera viene accoppato da Iacoboni, viene iaccoppato da Iacoboni. Penso si possa dire veramente poco. E cosa vogliamo dire su Edera, poveraccio? Sì, su Edera, su Belotti. Non è che l'abbia tirato malissimo, se tirano meglio i rigori. Però Sepe fa una gran cosa, però se tirano meglio i rigori. Però Sepe fa una gran cosa e poi Belotti non sbagliava veramente da tanto. Erano 5-6 partite che non sbagliava, 5 partite di pare, 5 rigori di fila che non sbagliava. Oggi ha sbagliato. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale, buon shalalalle come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!